giovani cavalli a strisce, intrappolati in un balletto continuo tra conflitto e sopravvivenza. Le zebre, i cavalli selvatici dell'Africa, compiono un percorso di quasi 500 chilometri, sfidando la morte in ogni momento. I branchi di zebre corrono una corsa senza fine per la loro sopravvivenza. Seguono antichi sentieri, creando sulla sabbia un delicato disegno e lasciando sull'erba le loro tracce. La zebra, disegni nella prateria. Lungo il fiume Linianti, le prime piogge liberano le zebre dalla prigionia che si sono imposte. Quando emergono dalla foschia, sono pronte a migrare. In Botswana l'acqua scarseggia e tra un fiume e l'altro si trovano immense distese di arido territorio. Il Parco Nazionale Chobe è aperto a tutti gli animali. Il viaggio delle zebre comincia quando, lasciato il fiume a nord, chiamato Linianti, si dirigono verso le verdi terre di Savuti. Le attende un percorso pieno di pericoli. Dopo pochi giorni, cominciano ad arrivare i primi branchi. Qui molte di loro sono nate e molte ancora vi moriranno. La loro è una società complessa, organizzata in modo perfetto. I gruppi parentali o unità familiari sono formati da uno stallone da 6 femmine e i loro puledri. Camminano in fila, sempre in ordine strettamente gerarchico, il maschio dominante seguito dalla femmina, fino al più subordinato. Ogni violazione a questo ordine viene punita severamente dallo stallone. È lui solo a potersi muovere liberamente lungo questa linea. Come il reggimento di un grande esercito, il gruppo parentale occupa il proprio spazio intorno alle pozze d'acqua. L'acqua delle piogge ha riempito alcune pozze scavate dagli elefanti durante la stagione secca. Nel nord, da dove sono venute, le zebre non dovevano radunarsi intorno a piccole pozze d'acqua, ma qui sono timide e sospettose. Un giovane puledro si è perso vicino alla pozza d'acqua.
panorama confuso di caotiche strisce balla davanti ai suoi occhi. Il puledro ha imparato fin dalla nascita il particolare disegno a strisce della madre. Nessuna zebra ha la stessa combinazione di striature. Ognuna è come un'impronta digitale. Quando il puledro non riesce a riconoscere l'impronta della madre, la chiama. Altre zebre lo odorano per essere sicure che non si tratti del proprio puledro. Nessuna zebra adotterà mai un puledro che si è perso. Anche il richiamo del puledro è unico, ma più importante del suo grido e del suo odore è il disegno che ha sulla pelle, il mezzo di identificazione immediata della zebra. La sua sopravvivenza dipende anche dalla sua immediata identificazione. La teoria del riconoscimento delle striature è dimostrata dal momento del contatto. Non appena il puledro riconosce la combinazione a lui familiare e trova la madre, smette di odorare e lanciare richiami, perché sa di aver trovato il suo gruppo di appartenenza. Dopo alcuni giorni di pioggia, la prima della stagione, l'aria è riempita da sciami di piccole termiti che volano una sola volta nella loro vita. Dopo pochi minuti di volo, esse si libereranno delle piccole ali e si dedicheranno all'accoppiamento. In questi momenti, Sabuti diventa come la terra delle favole, piena di piccole ali e di cavalli a strisce. Ma Sabuti ha anche il suo lato negativo. In queste praterie vivono anche i leoni. L'arrivo delle zebre li attira come un magnete. I leoni affamati cacciano le zebre anche durante il caldo del giorno. Nella confusione, il branco viene disperso, i gruppi parentali separati. Lo stallone si rende immediatamente conto che manca uno dei componenti del branco. L'ansioso richiamo del maschio inavvertitamente guida la zebra rimasta isolata proprio nella trappola e l'agguato al luogo. Thank you.
Questa è la femmina preferita dallo stallone e quando si allontana e ritorna, i due si salutano in modo affettuoso. A volte la natura può sembrare crudele. La maggior parte delle femmine è prossima al parto, proprio ora, con la presenza dei leoni. Le gravidanze avvengono di solito subito dopo le prime piogge. E non è un caso. In questo periodo, infatti, l'erba è piena di elementi nutritivi. Prima che svanisca la ricchezza di quest'erba, i piccoli potranno nutrirsi facilmente per 6 settimane. Di solito, per partorire, le femmine si sdraiano. Lo stallone, in questo caso, ha un ruolo importante. Non appena la femmina ha partorito, è particolarmente vulnerabile. Lo stallone non lontano la sorveglia. Se lui emette un richiamo di allarme, la femmina, se necessario, può trattenere il parto anche per ore. Oltre a tenere lontani i predatori, lo stallone tiene alla larga anche le altre zebre. Durante la migrazione, è difficile per una femmina tenere isolato il puledro appena nato dal resto del branco. Ma durante i suoi primi momenti di vita, il piccolo deve vedere solo il corpo della madre. Sarebbe per lui un grave danno memorizzare il disegno a strisce di un'altra zebra, perché in quel caso non seguirebbe sua madre, bensì una zebra sbagliata, e morirebbe. La madre protegge il piccolo con il suo corpo, impedendogli di vedere altre zebre. Il cervello del puledro funziona come una spugna e deve assorbire il disegno a strisce della madre, diverso da tutti gli altri. È vitale per la sua sopravvivenza, perché così saprà come e dove nutrirsi. Saprà dov'è sua madre e dove trovare il latte. Il piccolo impara a conoscere la madre e sa dove trovare il latte. Per ora, perlomeno, è al sicuro. Le praterie diventano sempre più piene di vita e le notti sempre più buie. Molti altri predatori sono attirati qui e assavuti dall'abbondanza di cibo per la presenza delle zebre. Le iene si aggirano da un branco all'altro, non alla ricerca di zebre malate, ma dei vulnerabili puledri. Raramente le madri riescono a salvare i loro piccoli. E ogni tentativo di salvataggio, dopo i primi critici 30 secondi, è inutile. Molto spesso, durante la notte, il silenzio è rotto dai richiami dei morenti e dalle urla dei loro predatori. Forse è meglio morire calpestati dagli altri del branco. Nella frenesia generale, anche i leoni prendono parte al massacro dei piccoli. Raramente le zebre adulte tentano di salvare i puledri dai leoni. Ogni notte, la società delle zebre, sempre ben ordinata, si trova al centro di un grande scompiglio. I richiami di caccia echeggiano nella prateria, simili ai lamenti per i caduti.
Ogni mattina le zebre passano ore cercandosi e chiamandosi nel disperato tentativo di ricostituire il gruppo. Si rendono conto delle perdite e ristabiliscono la struttura dominante, sostituendo i posti vacanti nella gerarchia. Ogni stallone di un gruppo parentale è un instancabile guardiano. Con minacciosi movimenti del capo ricompone il suo gruppo e ricorda anche agli altri maschi che lui è sopravvissuto alla notte. Ma altri predatori sono attratti dai giovani puledri. Anche i dingo africani tentano di procacciarsi una preda. Sono più pericolosi per i piccoli che per gli adulti, ma questi cani, rapidissimi nei loro movimenti, sono tra i più efficienti cacciatori dell'Africa. Ora diventa chiara anche un'altra ragione delle complesse striature delle zebre. È un'esperienza sconcertante per i predatori tentare di penetrare la massa confusa di zampe a strisce e di corpi che proteggono i piccoli. Quando i dingo tentano di attaccare un puledro, gli adulti, per la maggior parte maschi, stalloni e giovani maschi, si uniscono per tutelarli, formando una linea di difesa. Ogni maschio giovane e senza prole coopera alla salvaguardia dei piccoli. Il loro atteggiamento difensivo si manifesta con un minaccioso schioccare delle labbra. I dingo sono bloccati dai maschi di zebra e la situazione si risolve. Dopo l'attacco dei dingo, il giovane puledro anela a ritrovare suo padre. Uno strano sistema regola la relazione tra padri e figli. I puledri sono sicuri all'interno di un gruppo parentale fino a quando lo vogliono. Il maschio dominante non forza i giovani maschi ad allontanarsi e tra di loro esiste un legame molto duraturo. Uno stallone striglia la sua puledra preferita più delle altre. Le attenzioni che riceve sembrano senz'altro molto piacevoli. Man mano che crescono, i puledri imparano dagli adulti. Ogni loro azione viene attentamente osservata e imitata. Anche se hanno un lato individualista, le zebre sono animali con un forte senso del branco. Quando qualcuna di loro riposa, con le orecchie abbassate, le altre la imitano. Fanno ogni cosa insieme, come fossero regolate da una comune tabella di marcia.
Il periodo di gestazione di una zebra è di circa un anno. Dopo la nascita del piccolo, la femmina va di nuovo in calore, caratteristica che differenzia questa specie dalla maggior parte degli animali. In altre specie, le femmine ancora impegnate nell'allevamento dei piccoli si rifiutano di accoppiarsi e il calore viene posposto. Ma tra le zebre, i riti di corteggiamento cominciano immediatamente dopo la nascita dei puledri. I segnali del calore, come per esempio le orecchie abbassate, sono più ovvi nelle giovani puledre. Il corteggiamento è estenuante e molto preciso. Se uno stallone viene ferito o ucciso, un altro maschio prende il suo posto nel branco. Con questo eredita anche tutte le femmine e i piccoli. Ma potrebbe decidere di liberarsi dei cuccioli, non ancora nati, del precedente stallone. Gli stalloni sono dotati di un pene eccezionalmente lungo, che può causare degli aborti. Dopo l'aborto, la femmina tornerebbe di nuovo in calore e il nuovo stallone potrebbe assicurarsi la propria prole. Quando un maschio sente l'odore di una giovane femmina in calore, fa mostra dell'usuale comportamento odorifero chiamato flemen. La gerarchia dei giovani maschi è stabilita da continue esibizioni e prove. Ma ora lo scontro dell'ultimo minuto determinerà il vincitore di questa competizione per il corteggiamento della giovane puledra. La giovane femmina si è allontanata da suo padre e dal gruppo familiare e attrae un giovane maschio con i requisiti giusti. Il maschio ha già un collo grande e un corpo forte. Gareggiando con gli altri e mettendosi in mostra, cerca di sedurre la femmina. Ma ben presto il padre nota l'assenza della figlia. Al di là del branco, capisce subito le intenzioni del giovane maschio. Sta spingendo la femmina sempre più lontana per separarla dal gruppo di suo padre. Lo stallone corre a riprendersela. Prima isola la giovane puledra, indirizzandola verso il gruppo familiare. E poi torna ad affrontare il giovane maschio. La lotta è inevitabile. Le intenzioni dello stallone non sono tanto quelle di impedire l'accoppiamento della puledra, quanto di testare la forza del giovane maschio e far sì che vinca il più forte. Il giovane maschio è un valido avversario. Entrambi hanno un collo possente e una corporatura robusta che usano in una lotta fatta di forza, velocità e attacchi.
Lo stallone mantiene viva la pressione sul maschio, mordendolo e correndogli dietro. Raramente avvengono lotte vere e proprie, ma questa è una di quelle occasioni. D'altra parte, l'unico modo in cui un giovane maschio può conquistarsi un proprio branco è quello di confrontarsi una prima volta con uno stallone. Si mordono il collo o le zampe e combattono l'avversario fino alla sottomissione. Una lotta come questa può durare anche ore, sfinendo i due contendenti. I puledri osservano e imitano la lotta, facendo pratica per quando dovranno, a loro volta, sfidare uno stallone. La prova va avanti a lungo e poi i due rivali, quasi simultaneamente, decretano la tregua. Il giovane maschio ha dimostrato al padre quello che voleva e ha vinto il suo premio. Avrà la sua prima giumenta del suo primo gruppo parentale. Ironicamente, la giovane giumenta potrebbe rifiutare di accoppiarsi anche per molto tempo, fino a quando lui non l'avrà difesa per mesi. La luce della luna piena impedisce una caccia forsennata durante la notte. Alla sua luce, il manto a strisce delle zebre si mimetizza naturalmente nel mondo in bianco e nero della notte. Appena nella savana cominciano i temporali, le zebre si radunano in branchi, pronte a muoversi di nuovo. I pascoli e l'acqua sono abbondanti, ma la presenza continua e pressante dei predatori è troppo intensa. Nell'arco di 2 mesi, tutta la zona si è riempita di leoni e di iene. È praticamente impossibile evitarli. Ed ecco che riappaiono i disegni sull'erba, mentre i cavalli a strisce camminano in una fila ordinata. Ora si dirigono oltre Savuti, a sud, verso la depressione di Mababe. Strato di acqua piovana ricopre il terreno, quel che basta per scoraggiare qualche predatore. I leoni non amano cacciare nell'acqua. Thank you.
Il viaggio è calmo. Ogni gruppo cammina adeguandosi al passo dell'esemplare più lento. Quasi ogni gruppo parentale ha avuto un approccio con la morte. Alcuni tra i sopravvissuti mostrano le ferite provocate dalle terribili mandibole dei leoni e di quelle altrettanto pericolose delle iene. Nella sicurezza delle praterie allagate, con abbondanza di acqua e cibo a sufficienza, le zebre rimarranno per almeno 6 settimane. Una volta a Mababe, le zebre possono riposarsi e curare le ferite. Il branco si sparpaglia a favore di gruppi più piccoli. I branchi di gnu e di zebre pascolano spesso negli stessi campi, mescolandosi liberamente tra di loro. Possono vivere tranquillamente insieme perché si nutrono di parti diverse della stessa erba. Le zebre mangiano la parte con le foglie, mentre gli gnu mangiano il resto. A differenza delle zebre, gli gnu sono alquanto rumorosi e sembra che corrano e giocano per il solo piacere di farlo. Nella confusione, un piccolo rimane isolato dalla madre e cerca di partecipare al gioco. Viene respinto dagli adulti e cacciato ancora più lontano dalla madre. Gli gnu si riconoscono dall'odore. Non hanno, come le zebre, l'aiuto dei disegni a strisce. Ma se l'odore non è quello giusto, il piccolo viene respinto. Anche tra di loro, un cucciolo non viene mai adottato da un'altra femmina. Gli gnu sono spesso evitati a causa delle loro abitudini rumorose. Il richiamo insistente del piccolo potrebbe attirare i predatori. Le zebre individuano il richiamo e attaccano il piccolo. Il cucciolo potrebbe rappresentare un pericolo anche per loro. In una esibizione di aggressività mai documentata prima, il piccolo viene preso a calci fino a farlo morire. Gradualmente l'acqua evapora e diminuisce fino a scomparire. Nella depressione di Mababe, la risorsa di acqua delle zebre si riduce a una miscela fangosa. Le zebre bevono l'ultimo sorso prima di dirigersi verso nord, da cui soffia un leggero vento. Sono rimaste a Mababe solo 6 settimane. La stagione cambia improvvisamente e la loro migrazione riprende di nuovo in direzione nord, verso Savuti. Per gli ultimi nati, questa è l'ultima possibilità di prepararsi per le pericolose pianure che li attendono. Si esercitano correndo e girandosi insieme, costringendo i più giovani a tenere l'andatura.
avranno bisogno di velocità e fiducia in se stessi per sopravvivere. Ogni errore, come una caduta accidentale, potrebbe rivelarsi fatale. Da quando le zebre hanno abbandonato Savuti, i predatori non hanno avuto altri animali migratori di cui cibarsi. La loro caccia è stata molto ardua. Non è successo quasi nulla e ogni segnale del ritorno delle zebre è atteso con frenesia. Le zebre sono arrivate. Come fossero spiriti, si muovono tra gli alberi antichi. I corpi sembrano danzare nella foschia del caldo. I contorni incerti appaiono quasi come un miraggio. Con la loro presenza riempiono Savuti. Ora sono riposate, ben nutrite e pronte per i predatori che le attendono. Le iene sono pronte a rispondere alla sfida. La maggior parte delle giovani zebre ha superato lo stadio più vulnerabile. Le ultime nate, invece, diventano subito prede delle iene. Anche durante il giorno, le iene si radunano e circondano le zebre più giovani. L'unico modo per assaltarle è quello di spaventare il branco, costringendolo a correre. Se invece dovesse rimanere immobile, nessuna iena potrà mai superare la sua difesa. Ma queste iene hanno esperienza e sono affamate. Le zebre sono prese dal panico e si sparpagliano tra gli alberi. Un errore fatale. Gli adulti ritornano indietro per salvare il puledro, ma è passato troppo tempo e il piccolo è ormai perduto per sempre. Per ironia della sorte, anche se la morte di un puledro fa senz'altro più effetto, il danno è minore rispetto a quello provocato dalla perdita di una zebra adulta. La morte di un esemplare giovane vale bene la salvezza di un esemplare adulto, più forte e con maggiore esperienza. Nella migrazione verso nord, molte zebre adulte vengono uccise dai leoni. Se a morire fossero solo gli stalloni e le femmine adulte, la conoscenza e l'esperienza acquisite nel corso delle complesse migrazioni stagionali verrebbero annientate dalla ferocia dei predatori. Qui a Savuti, la sopravvivenza ha un costo troppo alto e ben presto i branchi si rimettono in cammino. È impossibile dire come o da chi viene presa questa decisione, ma improvvisamente si rimettono in movimento, arrampicandosi lungo le antiche dune di sabbia che delimitano Savuti.
Davanti a loro, oltre il promontorio di sabbia, il terreno boscoso offre rifugio anche a nuovi predatori, che altrettanto ferocemente attaccano le zebre, trascinandole verso il loro destino. Le zebre si dirigono a nord-est, lungo antichi sentieri che serpeggiano per oltre 120 chilometri, verso il punto da cui erano partite, il fiume Linianti. Nessuna migrazione è uguale all'altra, ma ogni anno le zebre si disperdono per oltre 6 mesi lungo le verdi pianure allagate e nella misteriosa foresta. Riunite di nuovo in nuclei familiari, bevono acqua dal fiume. Ma qui nella foresta si nasconde un nuovo predatore. Il rifugio delle zebre è pur sempre un territorio selvaggio, non una riserva naturale. I cacciatori sono alla ricerca di trofei e le zebre, come i leoni e gli elefanti, simboleggiano l'Africa. Questi nuovi predatori non sono altro che un'ulteriore minaccia per le zebre del Botswana del Nord, né più né meno pericolosi degli altri. In Botswana la stagione della caccia dura fino all'inizio della stagione delle piogge. Questi cacciatori autorizzati sopprimono meno zebre in questo periodo di quante i leoni e le iene ne uccidono nell'arco di 10 giorni assavuti. La selezione, però, è diversa. Qui sono arrivate le zebre più forti. Hanno superato tutte le terribili difficoltà e sono sopravvissute. Il loro successo è la loro sfortuna. E sono proprio le loro strisce a tradirle. I cacciatori sono disposti a pagare così tanto per avere le loro pelli come trofei che la limitazione della caccia in Botswana è perlomeno legale e inevitabile. Durante questa stagione, gli avvoltoi seguono le macchine dei cacciatori, nutrendosi delle carcasse. Alla zebra uccisa viene tolta solo la pelle, raramente la loro carne viene mangiata. È sorprendente vedere cosa provoca un solo proiettile. In 6 minuti, 60-70 avvoltoi trasformano letteralmente in polvere uno stallone. Secondo il folklore africano, le zebre sono il simbolo supremo della bellezza e della fertilità. Per i cacciatori sono l'essenza dell'Africa. Per i leoni e le iene rappresentano la sopravvivenza. Ma i cacciatori di frodo violano le leggi vigenti a protezione dei branchi. Uccidono le zebre per impossessarsi delle loro pelli, vendute a mercanti che a loro volta le rivendono come souvenir. Ma la pelle di una zebra, attaccata a una parete, non potrà mai prendere il posto di un animale vivo e delle sue straordinarie impronte sull'erba. Nessuno sa quante siano le zebre che cadono vittime dei cacciatori di frodo.
Forse un numero imprecisato di esse è riuscito a scappare via, senza essere notato, nella sterminata natura selvaggia del Botswana. Ma la loro popolazione sta diminuendo e la situazione di questi animali è molto grave. Nel 1981, più di 45.000 zebre hanno lasciato le loro tracce nelle praterie e nelle foreste, lungo questa rotta di migrazione. 10 anni più tardi, nell'aprile del 1991, solo 7.000 di loro hanno compiuto questo viaggio.